A Fiumefreddo di Sicilia, ieri pomeriggio, Consiglio Comunale e Amministrazione hanno incontrato gli abitanti dei quartieri Liberto e Diana nel penultimo degli appuntamenti in programma per la redazione del nuovo piano regolatore generale. I cittadini hanno fatto domande specifiche e tecniche riguardo ad una zona del paese che è sostanzialmente più giovane e di conseguenza presenta minori problematiche. A rispondere ai quesiti ed accogliere le proposte dei cittadini il sindaco Marco Alosi, il presidente del Consiglio Stefano Principato, l'assessore Mario Strano e il docente all'Università di Catania Filippo Gravagno in qualità di responsabile scientifico dell'attività di accompagnamento al piano. Presente anche l'architetto Salvatore Leonardi. Tra le esigenze più sentite a Liberto c'è la proposta di un centro sociale, un centro di aggregazione che permetta al quartiere maggiore condivisione. Già avviato invece l'iter per la realizzazione di una farmacia. Il sindaco Marco Alosi sottolinea l'importanza di questi momenti di confronto in quanto sono i cittadini che vivono il paese. Ascoltare i cittadini è il nostro obiettivo principale, conclude del sindaco. Prossimo incontro venerdì 13 novembre alle 19 presso i locali della parrocchia di Ponte Borea.